State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Prova a vedere in TV cosa danno, almeno vediamo un attimino chi c'è, cosa non c'è. Dai, mettiamo il canale. Dai, ma no, quello, non sbagliare sempre. Smash lei. Vabbè, vediamo un TG, che ne so. Gioia Marzocchi. Buongiorno. Ragazzi, buongiorno. Ce la facciamo stamattina? No, Pippo è un po' così. Che fa Pippo? Un po'. Ma niente, Leandro che mi fissa, mi guarda, scusa. Io devo guardare, sono davanti a te. Come stai, Leandro, Gioia? Buongiorno. Io tiro un ceffone anche da parte mia, così tanto per iniziare. Allora, smettiamola con sta cosa. Allora, voi se incontrate Pippo per strada, non state lì a dire, oh, ma dai, ma tu sei Pippo di M2O, QPP, salvo errori, no, dovete... Aia! Ma sei scemo? Sappiate che porto indietro una bella mazza io, capito? È un cagasotto. Quindi rispondo. Detto ciò, cosa c'è di bello al cinema? Veniamo noi, ragazzi. Dite che saranno un po' sfortunati i film che escono il 13... giugno 2013 o porterà bene? No, non è venerdì, quindi porta bene. Infatti, porta sicuramente bene. Allora, è uscito Into Darkness, il nuovo episodio della saga di Star Trek, diretto da J.J. Abrams, che nonostante il 1,70 altezza, è definito ormai il gigante di Hollywood. Non lo conosco, non so chi sia. J.J. Abrams, non lo conosci? Dico solo uno degli inventori di Lost... Non seguo cose. Certo, io sì. J.J. Abrams, un grande regista, soldato. Tutti vogliono lavorare con lui, un po' come è successo a Muccino tempo fa e poi però. E ancora adesso, dai, ma perché devi fare l'italiano così? Ma non faccio l'italiano. Ma è vero, se ti chiama Muccino non vai a lavorare con lui? Io no, perché lavoro solo Spielberg. Ah, scusa. Certo, Leandro ormai. Ma ragazzi, ve la state tirando un po' troppo. Comunque, Into Darkness è costato appena 190 milioni di dollari. Sono una vacca. Gli hanno detto J.J. e giralo in 3D direttamente, ci costa meno. Invece lui no, l'ha girato con un altro metodo e poi l'ha convertito in 3D. Deve far lavorare gli amici, scusa. E certo, quindi ce lo vediamo in 3D. È costato tantissimo, ma incasserà sicuramente altrettanto, visto che l'ultimo episodio aveva incassato quasi 400 milioni di dollari. Cosa dicono i critici? Vale la pena? Perché poi è un po' difficile quando tocchi, quando tocchi delle pietre miliari, come ad esempio Star Trek. Cioè, è pericoloso, È pericoloso, però è sempre un grande episodio, un grande film, anche perché vediamo l'Enterprise che torna a volare, all'inizio splendente, poi dopo l'incontro con il male si è fatta un po' male anche l'Enterprise. Comunque, grazie per averci svelato il film. Che fai, spoiler? No, vabbè, non vi ho detto come va a finire. J.J. Abrams è già stato assoldato per il prossimo episodio nel 2016, va di 4 anni in 4 anni. Ma vedi, gli americani. Mondiali di calcio. E come mondiali di calcio, e poi troviamo anche un cameo del celebre Spock della serie TV. Meno male, dai. Ecco. Così sappiamo tutti che fine ha fatto. Beh. Ecco, per andare invece poi un po' nei nostri confini, troviamo una commedia Niente può fermarci, una sorta di road movie e anche un po' Una notte da leoni, visto che Una notte da leoni 3 è campione di incassi in questi giorni. Niente può fermarci è la risposta italiana, vogliamo dire così. Sono 4 ragazze un po' particolari, nel senso hanno tutte e 4 delle problematiche, e si trova in una casa di cura dove i genitori li hanno mandati e decidono di curarsi andando in viaggio a Ibiza. Ah, praticamente è la storia del figlio di questa, cioè ragazzo con problemi che va in Ibiza, ecco. Esatto, ma come ne esce il figlio di? Mi sa che non funziona come cura. E quindi è una commedia carina, italiana, senza volgarità, si può vedere, insomma. Si può vedere. Un viaggio Ibiza alla ricerca di sé, chi non lo vorrebbe fare? Io partirei anche subito. Partiamo. La regia di chi è? Così, curiosità. Ma perché mi fate queste domande? Che io non lo so. Non è che non lo so, però non lo so. Andiamo avanti, sono 8 film di cui devo parlare. L'esperta di cinema. Giustamente ci ha raccontato la trama, poi chi ti frega chi è il regista. E chi è? Voglio sapere. Va bene, posso andare avanti? Sì, sì. Ecco, perché c'è la leggenda di Caspar Hauser. Allora, Caspar Hauser è il film italiano, è di Davide Manoli. Caspar Hauser è un personaggio apparso nel 1800 che ha affascinato sempre tanti studiosi ed è stato definito il fanciullo d'Europa, e che è praticamente una notte a Norimberga nel 1800 è comparso questo personaggio, questo ragazzino vestito male, che non sapeva parlare e un po' una sorta di Mowgli nella giungla, che praticamente ha raccontato di essere stato legato in una cella, essere cresciuto chiuso in una cella al buio, e piano piano si sono sempre creati miti e leggende su di lui. Questo regista italiano arriva con questa leggenda di Caspar Hauser, che è un po' passa dall'enigma alla leggenda,
con un cast molto variegato. C'è Vincent Gallo, che è un idolo dei film indie americani, c'è la nostra Claudia Gerini, c'è Fabrizio Gifuni. È un film molto interessante, ma soprattutto è interessante il personaggio di Caspar Hauser. E ne parlano molto bene di questo film. Sì, va a bene. Me ricorda un po' Chobby, vi lo ricordate Chobby? Chobby, boy. Sì, vabbè, insomma, so consigliati questi tre film. Che me li perderò tutti, guarda, sono sicuro. Come sempre, Pippo, ma tu non certo. sei una garanzia in ma questo. Ma Pippo non riesce ad andare al film. Ragazzi, ma, ragazzi, costa troppo andare al cinema. Va bene, grazie Gioia Marzocchi. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata. N2O.